Appassionati di pallavolo, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di TV Tele Tricolore per questa nuova puntata di Studio Volley. Torniamo al martedì dopo l'excursus al mercoledì della settimana scorsa, purtroppo dovuto non alla nostra volontà, ma come ben sapete al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna. Insomma, abbiamo voluto farvi dare tutte le notizie in tempo reale nella giornata di martedì, che è stata quella insomma un pochettino più difficile, e poi mercoledì abbiamo cercato di tornare alla normalità anche con Studio Volley. Le scosse continuano, noi anche ritorniamo a parlare di pallavolo. Lo facciamo in una puntata davvero importante perché c'è la Crovelli che continua a giocare, la Crovelli che ha iniziato la finale playoff, purtroppo per lei, finale playoff per andare in A2, lo ricordiamo per chi magari non lo sapesse, anche se per noi ormai è scontato: se la Crovelli vince va in Serie A2, quindi avremmo un'altra realtà femminile, in questo caso in Serie A. Dicevamo, la Crovelli però ha iniziato male, perdendo 3-1, gara 1 in quel di Falconara, ma attenzione, nulla è perduto perché già da domani sera c'è gara 2 a Cade del Bosco, e poi l'eventuale bella sabato prossimo ci saranno novità importanti anche per quel che riguarda la nostra emittente, perché faremo di tutto per farvi vivere anche a voi, anche al pubblico, anche a quelli che non andranno alla palestra del Bosco, anche se saranno in tanti perché immagino sarà strapiena, l'emozione di questa partita. Però c'è anche il maschile, che ha novità importantissime, soprattutto insomma a livello di questa nuova società che si è venuta a creare nella fusione tra Correggio e Edilesse Cavriago, Edilesse Conad e CSC Correggio si sono unite, hanno dato forma a questa nuova società che è ancora in uno stato abbastanza embrionale, ma abbiamo la certezza che si iscriverà e farà il prossimo campionato di Serie 2. E allora vi vado subito a presentare il primo ospite che abbiamo con noi quest'oggi, perché l'abbiamo sentito al telefono settimana scorsa, che ci ha detto le sue prime parole da allenatore. Adesso ce l'abbiamo dal vivo. Luca Cantagalli, è un onore averti qua con noi Studio Volley. In bocca al lupo intanto per la tua nuova avventura, benvenuto. Grazie, intanto crepi il lupo, così iniziamo bene. E poi ovviamente non potevamo non parlare di Crovelli, allora abbiamo chiamato Giulia Montanari, che è stata fino a novembre il libero della Crovelli, e poi dopo adesso possiamo dire che sei l'assistente allenatrice di Baraldi, forse. Dai. Addirittura no, assistente allenatrice no, però faccio parte, sono tornata a far parte del gruppo solo in panchina purtroppo, però... Lo ricordiamo perché dell'infortunio crociato che Giulia ha subito nel corso del girone d'andata, rimane però insomma uno dei punti fermi assoluti della Crovelli, anche se non può giocare da una mano, segue la squadra, ormai va in panchina, poi ci spiegherai anche com'è il tuo stato di recupero dall'infortunio, visto che insomma stai facendo passi da gigante, almeno questo è quello che mi dicono. E poi come al solito c'è il nostro Fabio Poncimi, contatto di computer. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ciao Davide, a te e a tutti gli amici a casa. Visto che ho citato il computer, ricordo 334-2666-196, mandateci messaggi, chiedete a Cantagalli tutto quello che volete sulla nuova società, sulla nuova squadra. Insomma, abbiamo l'allenatore qua, sbizzarritevi, gli faremo leggere tutti i vostri commenti, ma poi ovviamente anche per tutto quello che riguarda la Crovelli. Allora Fabio, un piccolo incipit velocemente su quelli che saranno i temi di questa puntata. Purtroppo sconfitta per la Crovelli, una partita che forse è andata... Insomma, forse tutti galvanizzati un po' da questi grandissimi playoff, eravamo sull'onda dell'entusiasmo pronti a festeggiare un'altra vittoria, invece c'è anche un'avversaria e è arrivata la prima sconfitta nei playoff della Crovelli. Sì, forse ci aspettavamo che la serie di finale contro Falconara potesse essere un po' più semplice, invece questa Falconara gioca come, non è un caso se è arrivata seconda appunto nel girone D, e soprattutto, come parlavamo settimana scorsa, l'importanza comunque del fattore campo, perché cominciare la serie di finale al meglio delle tre gare in casa certo è stato un vantaggio per le marchigiane, che hanno appunto battuto 3-1 la Crovelli. Una partita un po' strana, perché la Crovelli comunque se l'è giocata questa partita, ha vinto un 7-12, pensate un po', quindi vuol dire che a livello di gioco sicuramente può giocarsela contro questa Falconara. Ecco, adesso però non si può più sbagliare, perché bisogna vincere 2 partite su 2 domani sera e poi sabato. Hai accennato in precedenza la grande esclusiva che Tele Tricolore vi darà, perché è praticamente già ufficiale: domani sera per la prima volta nella storia della Crovelli, così come era stato a gennaio per Correggio, ci saranno le telecamere di Tele Tricolore a riprendere in maniera integrale la partita, appunto questa gara 2 tra Crovelli e Falconara, che andrà in onda in differita, vedremo poi dopo gli orari, giovedì sera. In caso di vittoria, ce lo auguriamo tutti quanti, lavoreremo per garantirvi addirittura la diretta sabato sera alle ore 21:15 da Falconara per la terza e a quel punto decisiva. Eh sì, insomma, uno sforzo che Tele Tricolore vuole fare e che ha portato bene nel caso di Correggio, speriamo continui a portare bene anche nel caso della Crovelli. Invece per quel che riguardato le Edilesse Conad, insomma, ve le abbiamo fatte vedere tutte le partite, ovviamente in Serie 2 c'è l'accordo proprio con i diritti televisivi, quindi
ci sono tutte le partite in differita, purtroppo, perché la Lega non ce le fa fare in diretta, sennò vi avremmo fatto vedere in diretta anche quelle. Prima di parlare di immergersi nella partita da Crovegli, una battuta veloce con Luca Cantagalli, anzi facciamo così Luca, ripercorreci un attimo quello che è successo negli ultimi 10 giorni, cioè com'è stato l'avvicinamento che ti ha portato poi a trovare questo accordo, insomma, con questa nuova società, col presidente Giulio Bertaccini, comunque, che tu conosci da anni. Sì. Beh sì, abbiamo un'amicizia ormai di lunga data, ma è stato tutto molto, molto veloce. Ci siamo incontrati venerdì a cena e mi hanno chiesto se volevo allenare, l'avevo intenzione di farmi diventare il primo allenatore. Io mi sono preso un giorno e mezzo per pensarci e poi sabato e domenica abbiamo raggiunto l'accordo, quindi tutta una cosa molto, molto veloce. Ecco, ci dicevi che sei già comunque al lavoro, comunque già in contatto con i dirigenti per provare a buttare giù qualcosa, però ci dicevi anche che è ancora presto, nel senso che insomma prima si muove la Serie A, poi di conseguenza arriva qualcosa anche in Serie 2, ancora qualche settimana prima forse di avere le vere mosse bisognerà aspettare. Sì, di solito succede così, che prima si sistemano i giocatori di A1 e quest'anno credo che molte società attingeranno anche i giocatori di A2 per completare la rosa, quindi finché non si chiude il cerchio della A1 difficilmente si muove il mercato della 2, anche perché non ci sono tanti soldi nella 2, quindi si aspetta fino all'ultimo per vedere poi di accaparrarsi i giocatori migliori a un prezzo più basso. Questo è l'intento, però ci stiamo già muovendo, le idee ce le abbiamo chiare, ce le ho chiare di chi vorrei, poi sai. E poi ce lo dirai. Sì. No, non lo dirò perché ovviamente bisogna aspettare, però nella mia testa c'è una squadra, poi pian piano vediamo quando si aggiungeranno man mano i tasselli, cosa aggiungere, cosa togliere, perché comunque c'è sempre da fare conto che c'è un budget da rispettare, quindi... Ecco, un'altra cosa, a livello motivazionale eri fermo da alcuni anni, dopo quell'esperienza a Massa, non vedevi l'ora di tornare su una panchina, cioè hai sempre avuto l'idea nella tua testa di continuare questa carriera da allenatore, oppure hai colto questa opportunità ma in realtà stavi già avendo altri progetti, insomma, in testa? Beh, sinceramente stavo accantonando l'idea, perché nella mia testa c'era sempre l'idea di tornare a fare allenatore, ma comunque nel sposare un progetto di lunga data, un progetto che mi permetteva di sviluppare un certo discorso e di dimostrare qualcosa. Se doveva essere semplicemente un anno e poi basta, magari in una società che non mi piacevo, comunque dovevo andare lontano, sai, c'è sempre il problema della famiglia, così avrei detto di no. Se invece ovviamente a casa tua... qua sono a casa e c'è sempre questo piacere, questo onore di allenare la propria squadra, quindi ho detto sì molto velocemente. No, quindi Fabio, possiamo dire che presidente Bertaccini e la società l'hanno preso al volo Cantagalli prima che scappasse questo treno, un treno che forse era già passato una volta qualche anno fa e a volte i treni ripassano, questa volta è stato preso in tempo, insomma. Beh sì, diceva Luca la scorsa settimana con noi al telefono, le situazioni sono comunque diverse e quindi credo, come dicevo settimana scorsa, che sia una scelta molto interessante sia per la nuova società sia per Luca Cantagalli, perché entrambi si mettono comunque in gioco, si conoscono da tanti anni, c'è stima reciproca anche a livello personale tra tutte queste persone, quindi credo che questo sia un buon punto di partenza. Poi, come dicevo sempre settimana scorsa, è chiaro che parlerà il campo, però insomma le prospettive credo siano buone. Luca, l'ultimo flash, poi parliamo di Crovegli. Secondo te a Reggio Emilia ci sono i presupposti per fare della pallavolo di vertice, serie A dico, a 1-2, che sia con continuità? Ma diciamo che c'è la voglia di farlo, forse manca un po' ancora la struttura societaria, ovviamente manca un grande sponsor, perché per parlare di serie A1 perlomeno ovviamente servono dei capitali che in questo momento a Reggio non ci sono. Detto questo, non bastano nemmeno quelli, perché ci vuole comunque nella pallavolo una grande passione, quindi trovare una persona che abbia passione e abbia a disposizione anche i capitali per poter investire in una squadra di A1 è molto difficile. E poi c'è l'altro problema, che ci vorrebbe un palazzetto idoneo, non solo per la pallavolo ovviamente, ma anche per il basket. Purtroppo giochiamo in un ambiente non molto adatto per la pallavolo, soprattutto per l'altezza del soffitto, che non permette di poter sfruttare quello che è il gioco della pallavolo, perché è molto limitante.
Detto questo, comunque c'è sempre stata una grande passione, forse più nel femminile con tanti anni le squadre in A1, però insomma, siamo attaccati a Modena, quindi si sente un po' l'influenza della cultura pallavolistica e ci vorrebbe, io me lo auguro che si possa col tempo costruire una società che possa pensare di arrivare in A1. Vedremo cosa succederà, insomma c'è prima di tutto un'estate importante per dar vita a questa nuova società e poi fare quella politica dei piccoli passi, un passo veramente alla volta, anche perché avete visto, insomma, l'Edilesse Conad era da anni che era in Serie A, è bastata un'annata un po' più storta delle altre per una serie di episodi e si rischia davvero di vanificare tutto ciò che si è costruito negli anni precedenti. Cara Giulia Montanari, patron Walter Crovelli si è messo un po' a costruire questo bel giocattolino che adesso lo sta portando quasi in Serie A. Secondo te, visto che, insomma, immagino che in questi mesi, vedendo tutte le partite dalla tribuna, hai sviluppato anche un occhio critico, secondo te cosa non è andato bene in gara 1 a Falconara? Ma sabato diciamo che siamo partite un po' contratte, sentivamo comunque la finale, perché è indiscutibile, una finale è sempre una finale. Ci siamo ritrovati in un palazzetto gremito che ci ha aggredito, come ci ha aggredito anche Falconara. Ha fatto due primi set in cui, anche nonostante noi fossimo sempre state avanti, comunque loro sono una squadra che non mollano mai, difendono tutto, e ci siamo fatte prendere, e i primi due set è andata così. Il terzo invece abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare, come abbiamo fatto vedere anche nelle partite precedenti. E poi il quarto, sì, diciamo che è tornato un pochino la paura e si sono portate a casa la partita gara 1. Però assolutamente non è ancora detto niente, e quindi si pensa domani. Allora, facciamo così, il nostro Fabio Boncimi ci snocciolerà punto per punto tutta la partita. Prima però andiamoci a vedere con gli highlights quello che è successo a Falconara gara 1 col contributo delle immagini. Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness, 'cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie, take six. Take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like right now. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? 'Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike, well I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight, and we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Oh, that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Eccola qua l'esultanza di Falconara, che insomma anche dal linguaggio del corpo, Fabio, forse non si aspettava di fare un risultato comunque abbastanza tondo, perché una vittoria da 3 e insomma ulteriore dimostrazione che questa Crovelli che abbiamo visto non è
non è stata la Crovelli che siamo stati abituati a vedere nelle ultime partite di campionato, soprattutto in quelle di playoff contro Vicenza e Monza. Sì, ed è comunque considerata, o era comunque considerata, ma credo anche tuttora, da tutti gli addetti ai lavori, dalla stessa Falconara, la favorita di questa serie, nonostante lo svantaggio del fattore campo. Ecco, questo forse può aver inciso, anche se credo in minima parte, su gara 1. I fattori sono stati tanti. Di questa sconfitta. È stata una Falconara davvero bravissima, una squadra che, ne parlavo con coach Baradi a fine partita, è una squadra che ci crede sempre, davvero non molla nulla, l'ha dimostrato nelle serie con Sabaudio, ma soprattutto in semifinale con Filottrano, anche sotto 2-0 è andata a vincere due partite al tiebreak contro appunto le cugine. Ecco, quindi è una squadra che davvero ti mette in grossa difficoltà, perché tu non riesci a fare le cose che sai fare e quindi cerchi di fare qualcosa di diverso, allora a quel punto cominciano i problemi. È comunque stata una Crovelli discreta, e anche solo una Crovelli discreta ha comunque comandato i primi due set, ha gettato alle ortiche il primo che poteva essere decisivo e ha vinto un terzo set a 12. Quindi insomma ci sono gli elementi sicuramente per giocarsi quantomeno alla pari gara 2 e gara 3, e quindi credo anche andare a vincere gara 3 da loro. Ecco, dicevi appunto che la Crovelli non è riuscita a fare quello che di solito fa con efficacia, ad esempio il fondamentale del muro. Insomma, eravamo abituati a cifre altisonanti di tutta la serie di playoff, contro Monza 39 muri in due partite, contro Vicenza non più di 15 in tutte e due le partite, insomma solo 7 muri in 4 set in questa partita contro Falconara. Giulia, vedevo che annuivi. Questo insieme all'attacco, percentuali un po' più basse, solo il 33%, totale in attacco, sono state un po' forse le due chiavi della gara dal punto di vista proprio tecnico, insomma. Sì, direi che la correlazione muro-difesa soprattutto è stata quella che è andata peggio, e adesso stiamo lavorando in questi due giorni appunto per risistemare un attimo le cose, anche perché loro ci hanno dato proprio una bella lezione di difesa. Andavano su tutto, non cadeva niente e ti portavano quasi all'errore, cioè. E quindi è stato duro soprattutto anche per quello, perché quando ti trovi di fronte a una squadra che non fa cadere niente, arrivi che ti porta proprio a sbagliare. E quindi soprattutto questo sì, secondo me abbiamo sbagliato e dobbiamo migliorare domani. Ecco, poi lo vedremo anche dopo con delle immagini interessanti. Prima facciamo così, andiamoci a ascoltare quello che ci ha detto proprio colui che vedete inquadrato in questo momento, cioè Davide Baradi, allenatore della Crovelli. A fine gara ha parlato ai microfoni il nostro Fabio Poncemi, andiamoci a sentire le sue opinioni a caldo. Mentre consulta lo scout di fine gara, è stata amara questa prima notte di finale, ma la Crovelli è ancora viva e mercoledì può già impattare la serie. Assolutamente sì, ma anche perché sapevamo che sarebbe stata difficile per una finale playoff, avevamo lo svantaggio del fattore campo, e è vero che fino adesso l'avevamo sovvertito, però non è sempre facile venire a giocare comunque anche in questo palazzetto che comunque sa di storia di pallavolo. Una vera e propria bolgia, tra l'altro. Assolutamente sì, sicuramente anche il caldo, anche se questo valeva anche per loro. Ma ci voglio dire sempre il lato positivo, perché comunque siamo sempre stati avanti nel primo set, siamo stati avanti 9-3 nel secondo, e poi è chiaro che i set si vincono a 25, però bisogna dare merito a loro che non hanno mai mollato, ma questo lo sapevo perché ho visto anche le partite semifinali, quindi erano sotto 2-0 in casa, e anche se quando abbiamo vinto il terzo credevo che potessimo fare lo scherzo che loro hanno fatto a Filottrano in semifinale. Però purtroppo stasera non abbiamo trovato continuità in attacco, anche a merito dell'avversario che ha difeso tantissimo, e credo che non siamo state la solita Crovelli. Ripeto, c'è anche molto merito dell'avversario, però insomma dobbiamo, come ho sempre detto anche in caso di vittoria, a maggior ragione in caso di sconfitta, dobbiamo azzerare, dobbiamo vedere quello che non è andato, migliorare quello e sicuramente affrontare la partita in casa con grande determinazione, grande voglia di ribaltare questa situazione, perché abbiamo tutte le capacità per farlo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo stringere i denti, e visto che comunque siamo in fondo alla stagione, quindi sicuramente siamo anche un po' stanchi, però ripeto, dobbiamo pensare che eravamo avanti, dobbiamo dare continuità a quei momenti in cui noi siamo stati avanti, e poi io sono fiducioso che possiamo ribaltare la situazione. Cosa serve mercoledì dal punto di vista tattico? Forse questa sera per la prima volta in questi playoff la correlazione muro-difesa ha fatto molto più fatica, soprattutto su una Banchieri che, lo sapevamo, sarebbe stato il riferimento di questa Falconara. Sì, quello sicuramente.
intanto provare a partire anche dalla battuta, anche se comunque hanno dei buoni ricettori, però una palesatrice come la Battistini dobbiamo cercare di farla muovere di più e soprattutto renderla più imprevedibile. E poi abbiamo provato a cambiare qualcosa con la Banchieri, in alcuni momenti è andata bene, però sono d'accordo che stasera chiaramente la correlazione muro-difesa non è andata benissimo. Ripeto, c'è merito anche dell'avversario. Adesso guardiamo bene la partita, quello che non è funzionato, ci rimettiamo lì a testa bassa, però a testa alta, perché comunque non dobbiamo dimenticarci quello che abbiamo fatto fino adesso, che è qualcosa di storico, perché se all'inizio ci avessero detto che saremmo arrivati in finale con primo ostacolo Monza, con l'eventuale bella fuori casa, poi Vicenza con l'eventuale bella fuori casa, forse non so se tutti erano così convinti che potessimo arrivare qua. Io chiaramente sì, perché ho fiducia nella mia squadra, però abbiamo fatto un grande lavoro. Adesso dobbiamo cercare naturalmente di non abbatterci, di pensare che abbiamo delle qualità, che a tratti le abbiamo fatte vedere, e soprattutto pensare che possiamo ribaltare la situazione, perché ne abbiamo, ripeto, in mezzo le possibilità. Chiaro che dobbiamo sicuramente essere una squadra diversa. Ecco, un'intervista l'abbiamo voluta far vedere in versione integrale, perché insomma, per farvi capire anche che Davide Baraldi è molto convinto ancora di quello che può fare la sua squadra, e l'ha detto Fabio, fa sì, questa non è la vera Crovelli, però insomma non dimentichiamoci tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, perché insomma se siamo qua abbiamo ribaltato due serie col fattore campo contro, un motivo ci sarà, quindi non disperiamo. Noi abbiamo preparato un filmatino dove anche proprio quello che diceva Baraldi, quello che dicevamo anche qua in studio, cioè sul discorso a livello di quello che non è funzionato, ci fa un po' capire meglio quello che è successo. Se Mirko Zuccherini ce lo può mandare, ecco, esatto, una piccola moviola, così possiamo chiamarla. Che cosa succede, Fabio? Succede che Falconara è bravissima a toccare non tanti muri vincenti, ma palloni toccati e rigiocati, mentre al contrario, in attacco, gestisce i palloni fuori dal muro e non sbaglia, pochi errori diretti e soprattutto, al di là dei palloni appunto fuori dal muro, tante usate al muro da Crovelli, tante pallette anche che sono cadute, che di solito non siamo abituati a vedere. Esatto, proprio il lavoro di seconda linea della Crovelli che è mancato l'altra sera, in quello sicuramente si poteva fare molto di più. E soprattutto la pazienza di... Vedete invece, esatto, Falconara come invece difendere i giochi con pazienza, nel senso che tanti scambi lunghi, tutti o quasi vinti da Falconara. Esatto, e anche la pazienza che a volte è mancata alla Crovelli, che ha commesso errori un po' inusuali. Voglio parlare, non so, magari del reparto dei centrali, che solitamente ha sempre fatto la differenza. La Coppa Mediterranea Belfiore è andata davvero in grosse difficoltà per due motivi. Primo, perché si faceva fatica a arrivare a muro con una Battistini, appoggiatrice di Falconara, che davvero spingeva molto il gioco, e quindi non riuscendo a entrare in partita con il muro, anche in attacco hanno fatto davvero tanta fatica. Guardate questo errore di Midriano, per esempio, che è davvero anomala per una giocatrice del genere. Quindi si è fatto fatica, ho detto, con le centrali, ma insomma un po' tutte sono andate in grosse difficoltà. Chi ha avuto un po' più pazienza, lo vedremo adesso nel finale del filmato, e ha saputo gestire con la sua grande esperienza, Laura Crepaldi, che a mio avviso è stata sicuramente la migliore della Crovelli, 20 punti per lei, e nei momenti caldi ha provato a trascinare la squadra verso il successo. Non c'è riuscita, però come vediamo appunto in queste immagini, lei con la sua grande tecnica, la sua grande classe, è riuscita a gestire delle situazioni. Però insomma ci ha fatto vedere anche un po' com'è che si fa a battere questa Falconara, cioè con pazienza, con insomma poca voglia di chiuderlo subito il punto, con ordine, con solidità, come è la stessa Falconara, perché esatto. Falconara è una squadra di questo tipo. Se guardiamo le qualità individuali, se andiamo a prendere le qualità individuali di ognuna delle giocatrici Falconara, verosimilmente si può dire che siano inferiori alle singole della Crovelli, però di squadra giocano davvero bene. Questo perché davvero, a partire dalla ricezione molto ordinata, perché davvero fa un ottimo lavoro in ricezione Mastrilli, libero, davvero comanda bene la seconda linea, sino alla gestione appunto dell'attacco. Poi c'è una giocatrice come Banchieri che in tutti i momenti decisivi, soprattutto nel primo set, si prende i palloni decisivi e li mette per terra, perché questa è una giocatrice insomma che ha fatto 4 promozioni in Serie A2 e quindi sicuramente riferimento. Però questo la Crovelli lo sa, ha lavorato in questo senso e comunque ha contenuto in qualche modo Banchieri. Sottolineo anche la prova delle due centrali, l'avevamo detto, erano un pericolo, Rosa e Tozzo, soprattutto Rosa, classe 92, 13 punti, davvero ha fatto una gran bella partita, e
sicuramente, adesso stiamo sviscerando tanti aspetti, ma sicuramente anche l'aspetto della battuta, di cercare di forzare qualcosina in più, perché se fai ricevere al 70% Falconara con una pareggiatrice come Battistini inizia a diventare dura. Luca Cantagalli, forse nel femminile, al contrario del maschile, dove c'è un gioco molto più veloce, è molto anche più veloce a livello di durata degli scambi, il controllo dell'errore è più importante, nel senso che si tende a far più errori nel maschile, anche perché si tende magari a forzare di più il colpo, mentre nel femminile chi sbaglia meno, probabilmente alla fine, soprattutto a livelli di B1, ecco, è quella che vince. Ma è una regola che teoricamente vale anche per il maschile, normalmente chi sbaglia meno ha buone probabilità di vincere. Questo è un errore che si sta commettendo, cioè col discorso che comunque si giustifica il fatto che la maschile è tutta fisicità e forza, e poi alla fine si giustificano gli errori. Non è così, perché non pagano ovviamente se commetti 15-20 errori in una partita, addirittura di più, perché poi il servizio incide sempre tanto. È chiaro che alla fine si fa fatica a vincere, quindi normalmente vince chi fa meno errori, chi riesce a controllare la propria forza usando la propria tecnica, quello sarebbe sempre l'ideale. Tu che appunto fai parte della generazione d'oro, parlo quando eri giocatore, credi che, come dicono in tanti, insomma, questa evoluzione della pallavolo e l'aumento appunto anche del numero degli errori sia dovuto ad un fatto che non si insegna più e non si sa più la tecnica come la si sapeva una volta, a dispetto invece di una fisicità che è nettamente maggiore? In parte sono d'accordo, nel senso che si vedono, perché comunque è palese che chi sa di pallavolo lo vede anche in televisione a giocare a Serie A, molti giocatori fortissimi fisicamente hanno lacune tecniche, o perlomeno sanno fare bene una cosa, magari in attacco hanno un colpo preferenziale che è quello e usano principalmente quello, e magari tirano bene la diagonale e meno bene la parallela, invece dovrebbe sapere tirare tutti e due bene tutti e due i colpi, magari a muro saltano tanto ma mettono bene le mani. Questo c'è, ovviamente è un problema perché comunque nasce dal settore giovanile. Se ovviamente questi fondamentali non vengono insegnati in un'età che va tra i 15 e i 18 anni, forse anche dopo, prima sì, anche prima, però l'età 12-14, certo, si impara a giocare, ma la tecnica è ancora un po' sconosciuta. Lì dipende molto dalle qualità coordinative che ha un singolo ragazzo nel crescere. Sì, poi una però volta dove lo si impara, iniziale, esatto, si impara, dopo si impara, esatto, che insomma il proprio corpo si sta stabilizzando anche nella crescita, così dai 15 ai 18 è il momento dove un giocatore sicuramente apprende la tecnica, poi diciamo dai 18 ai 22 c'è la crescita, l'evoluzione del giocatore, e poi dopo è difficile, da lì in poi in teoria bisognerebbe limare. Sì, dopo bisognerebbe limare, ma è sempre difficile migliorare a quell'età. E quindi in questi anni purtroppo è vero, abbiamo trascurato un po' il settore giovanili e adesso ne sentiamo tanto la mancanza, e effettivamente è un po' così, però è anche vero che ci sono giocatori che sono forti fisicamente e anche tecnicamente. Ecco, ci ho detto, un'altra curiosità, nella tua squadra perfetta, la tua squadra perfetta ha caratteristiche più, diciamo così, da break point, quindi una squadra che batte forte, mura e difende, oppure da cambio palla, grande ricezione e attaccanti da palla alta? Beh, un bel dilemma. È chiaro che bisogna cercare l'equilibrio fondamentalmente, perché non si ha la possibilità di scegliere giocatori che hanno tutte caratteristiche tecniche e fisiche. È chiaro che se devo pensare al ruolo centrale penso a dei centimetri. Normalmente è difficile trovare un centrale che batta bene in salto, quindi sul discorso della battuta cercheremo di lavorare se ci sono delle lacune, però so già che ci devo mettere una croce. Le centrali che battono bene in salto ce ne sono poche, quindi anche quelli che abbiamo visto quest'anno. Da quel punto di vista bisogna fare una scelta e si scelgono i centini per avere muro e attacco. E poi sullo schiacciatori, insomma, lì è ovvio che bisogna avere dei giocatori che abbiano tutte le caratteristiche, quindi ricezione, battuti in salto assolutamente, un attaccante dei due forte lo deve essere, l'altro magari più di equilibrio. Il palleggiatore, insomma, vediamo, se adesso i palleggiatori normalmente, tranne qualcuno, battono tutti bene in salto, però ripeto, l'importante è avere un equilibrio di squadra.
fare pochi errori, avere un'idea della gestione della battuta e poi insomma, lavorare sulle caratteristiche dei propri giocatori, mettere insieme una squadra con i punti deboli e i punti forti. Ecco, però Fabio, già da questo discorso comunque si riesce a intravedere un po' qual è la filosofia di Luca Cantagalli a livello da allenatore. Però la gente, visto che vuole sapere i nomi, domanda se anche per Cantagalli rimarrà a Reggio il nostro idolo Ippolito Sara. Non so se lo sai, Ippolito è di gran lunga per distacco il preferito dai tifosi giallo-neri, dai tigri giallo-neri, quindi parti da questa considerazione. Ma posso rispondere che se ne trovo uno più bello va bene, perché mi sembra che la disposizione la sia sulla qualità estetica e non su... No, sono tutti discorsi aperti ovviamente che stiamo valutando, è chiaro che ci ragioneremo sopra. Non si sbilancia, ma è giusto così, è giusto anche che voi tifosi facciate queste piccole domande che così mettiamo in difficoltà il nostro ospite. Cara Giulia Montanari, se c'è il momento, e poi vi chiediamo anche a te cosa ne pensi delle pagelle di Poncemi sulla partita della Crovegli, di gara 1 di Falconara. E questa volta in difficoltà ci sono andato. Eh sì, insomma, visto che nelle ultime partite ti offendevo perché non facevi altro che dare dei voti superiori all'8 a tutti, questa volta che si è perso, per forza di cose, un pochettino. Infatti sono calati a meno di 2 o anche 3 punti in certi casi. Insomma, dai, partiamo dal discorso centrale che facevamo in precedenza. Sì, sicuramente sia Silvio Berfore che Capitan Mindriano sono andate in difficoltà, soprattutto perché a muro si è fatta davvero tanta fatica ad arrivare su quelle veloci in banda di Battistini. Pensate che tra Banchieri e Bellucci, due martelli di Falconara, hanno attaccato 103 palloni in 2. Sono arrivati 2 muri di Belfiore e 0 muri di Capitan Mindriano. Insomma, si è fatta davvero tanta fatica, di conseguenza anche in attacco parliamo di percentuali tra il 30 e il 35%, quindi insomma sicuramente mancata la Supercoppa Belfiore Mindriano, però vedo dire rimane la miglior coppia del campionato. Una bocciatura completa per Lisa Lancelotti in questo senso, visto che l'avevi definita la migliore in campo in gara 2 contro Vicenza, questa volta vedo nei voti che invece è la peggiore. Sì, è andata sicuramente in difficoltà, è una ragazza comunque giovane, ha la sua prima finale assoluta, quindi sicuramente va anche capito questo. Tra l'altro sono stati fiscati 3 doppi, che è un'anomalia assoluta per una giocatrice dalle mani dorate come quelle di Elisa. Credo sia un episodio anche suo, anche se va detto una cosa, è chiaro che quando giochi una finale è diversa rispetto a una qualsiasi serie di playoff. Dall'altra parte c'è un giocatrice di esperienza come la stessa Battistini, il paesatore, che davvero ha gestito molto bene le situazioni critiche. Ecco, Elisa nella prima partita ha avuto un po' più difficoltà, sono convintissimo, perché ha qualità enormi, che già domani sera invece cambierà la musica anche per lei. Torniamo a vedere la grafica, sì, appunto. Crepaldi migliore in campo, come avevamo già detto precedentemente. Sì, insomma, direi senza ombra di dubbio, mi è piaciuta molto comunque, perché davvero non ha mai perso la testa, assolutamente, sempre rimasto in partita, ha provato a crederci sempre, insomma, assolutamente è stata credo la migliore. Forse delle... anche quella che, per quello che ha vissuto una carriera, per esperienza personale, sa meglio come approcciare una partita. Per il discorso fatto in precedenza, credo non sia un caso anche questo. Per quanto riguarda Taira Secco, partita onesta, diciamo che, come dico di consueto, ha attaccato i palloni più difficili sicuramente, quindi ha avuto poca occasione per mettere a terra i palloni facili, i palloni da opposto, quindi è sicuramente un po' tribolato, però la salvo comunque, le do la sufficienza, perché credo comunque la sua sia stata una prova discreta. Mi è piaciuta Eliana Cirilli sostanzialmente, a mio avviso ha giocato una gara buona, ha tenuto abbastanza bene in ricezione, in attacco insomma non ha fatto neppure troppo male. Per quanto riguarda Ilaria Iemmi, non è stata al solito folletto ammirato nelle gare con Monza e Vicenza, questo va detto. Si potrebbe fare lo stesso discorso fatto per Lancelotti, per il fatto che insomma a 19 anni gioca la sua prima finale assoluta. Una partita onesta, diciamo, la sua, senza troppi altri glisso battiti. Sui 6 politici o meno, tra un 6 più 6 meno, tra Montico, Cavecchi e Righelli, che hanno avuto sì qualche spazio, ma ovviamente facciamo qualche distinzione, nel senso che per quanto riguarda Ilaria Righelli è stato ritorno in campo, perché è stata fuori appunto nelle ultime settimane, è entrata nel secondo set per una Belfiore in difficoltà e poi nel quarto per Mindriano. Questo a riprova del fatto che appunto coach Baraldi abbia provato di tutto anche col centro, perché se si tolgono due mostri sacri come Belfiore e Mindriano significa che
sì, vuol dire che qualcosa non va, soprattutto il momento critico è stato dopo aver perso il primo set avanti fino a 21-18, perso 25-22. Nel secondo set la Crovelli, non l'abbiamo ancora detto, comandava sino all'11-4. Ecco, lì ha subito un parziale di 7-0, si è arrivati sull'11 pari, lì sono arrivati i cambi, dentro Cavecchi per Secco, dentro Righelli per Belfiore, si è rimasta galla sino al 15 pari, poi Falconare è andata via, ha vinto il secondo parziale 25-19. Poi è tornata la formazione titolare nel terzo set, vinto nettamente, poi il quarto sappiamo appunto come è andato. Quindi facciamo una distinzione per Righelli. Per quanto riguarda Montico, buon ingresso in battuta nel quarto set, un buon apporto perché la Crovelli era sotto di 7 punti, è arrivata sino al meno 3, era in campo per Crepaldi a partire dal giro di seconda linea. Per quanto riguarda Cavecchi, ha fatto un buon money out nel finale di secondo set e poi è tornato in campo Secco. Sei politico per Baraldi, cara Giulia Montanari, sei d'accordo? Hai un brutto compito perché le tue colleghe che venivano le puntate scorse non potevano che essere contente perché vedevano più avere dei gran 8, 8 e mezzo. Invece... No, guarda, io non voglio dire niente. Io più che guardare alla partita di sabato e guardare le pagelle, guarderei al domani. Nel senso che sì, si è giocato male, però voltiamo pagina, profilo basso e... pedalare, domani o si vince o si vince, per cui dimenticare la partita di sabato e occhi fissi a domani. E non lo guarderai soltanto tu, ma anche i telespettatori di Teletricolore che potranno vedere la partita, ve lo ricordo, poi ve lo rifaremo vedere anche dopo in grafica, in differita su TV Teletricolore alle 23 di giovedì, e allora eccola qua la grafica, e anche su ITV Sport alle ore 21 di giovedì. E poi non ve lo possiamo promettere, ma vi possiamo dire che stiamo facendo il possibile in caso di vittoria, perché sennò ovviamente non se ne parla neanche, per darvi addirittura la diretta da Falconara della partita decisiva, sarebbe appunto in caso di vittoria a Crovelli sabato sera. Però insomma, innanzitutto partiamo da questa differita di giovedì, sperando che arrivino buone notizie. Noi adesso ci fermiamo un attimo per il nostro break pubblicitario, poi ritorniamo per la seconda ed ultima parte di Studio Volley. La sicurezza e la tranquillità in casa vostra garantita da noi. Centro Blindature Montecavolo di Cilloni Cavalier Narciso. Per i possessori di porte blindate a doppia mappa applichiamo un nuovo sistema di potenziamento per avere la massima sicurezza mantenendo la stessa porta. La garanzia in più è data dal servizio attento al cliente, seguito direttamente dal titolare dall'inizio alla consegna. Centro Blindature Montecavolo, la garanzia in più. Kendo Motors ha scelto Nissan. Nissan ha scelto Kendo Motors, unica concessionaria ufficiale per Reggio e provincia, anche per veicoli commerciali e truck come NV200, Primastar, Capstar, Athleon e tanti altri. Il personale specializzato di Kendo Motors, concessionaria Nissan, vi aspetta per la visione. Tu cosa scegli? Serviti con amore. Supermercati Conad delle Querce, le vele. Mentre chiudi la finestra, ti accorgi che precisione, estetica e risparmio coincidono alla perfezione. Certo, è una finestra di GED Serramenti. Serramenti in PVC per interni ed esterni, ideali per il nuovo, indispensabili nelle ristrutturazioni. Oggi anche la linea ecologica Green Line, i serramenti che rispettano l'ambiente. GED Serramenti, Novellara, Reggio Emilia. Quando l'architettura è in sintonia con la natura. Cavalca Servizio Autogru. Qualità, sicurezza ed esperienza nel mondo del sollevamento. Noleggio Autogru da 12 a 200 tonnellate. Piattaforme aeree da 16 a 60 metri. Autogru semoventi da 14 a 45 tonnellate. Inoltre camion gru, carrelli elevatori, generatori e scorta tecnica. Cavalca Vincenzo e Franco. Da oltre 50 anni. Con voi per sollevarvi dai problemi. Ecco
Eccoci qua, seconda parte di Studio Volley. Vi ricordo, come al solito, il giro dei nostri contatti www.studiovolley.com per rivedere le puntate e tutto ciò inerente a classifiche, risultati, highlights, servizi della nostra trasmissione, della nostra squadra Reggiani. info@studiovolley.com la mail, 334-266-6196 per mandarci messaggi, e poi qualcheduno ce lo leggerai, caro Fabio Poncemi, e poi la pagina Facebook anche per gli amanti dei social network, in cui mettere mi piace. Allora, c'era un messaggio sulla Crovegli velocemente, che poi magari apriamo anche un po', continuiamo a fare qualche chiacchiera su questa società che è venuta è nata con Luca Cantagalli in panchina. Cioè, domani sempre 5 euro l'ingresso a Cadel Bosco. Sì, allora ci eravamo tenuti per i finali di puntata appunto le disposizioni sulla gara di domani sera. Sì, ingresso a 5 euro, ma la notizia importante è che l'incasso di domani sera verrà devoluto interamente in beneficenza, o meglio, alle popolazioni terremotate dell'Emilia, grazie all'iniziativa assieme all'ANCI, presieduta dal sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, che è stato appunto in contatto diretto con la società giallorossa. Voleva anche essere presente alla partita domani sera, per ovvi motivi, con tutto quello che sta succedendo non potrà esserci, però appunto verrà devoluto interamente l'incasso, quindi a maggior ragione, ma non c'è bisogno di dirlo, credo domani il pari Cadel Bosco sarà assolutamente strapieno, 5 euro appunto. Per gara 2 contro Vicenza i biglietti erano finiti un quarto d'ora prima inizio della partita, tutti italiani, credo che... Io consiglio arrivare alle 8 meno un quarto domani, altrimenti non ti siedi più. Beh, siamo alle 8 meno un quarto. Anche noi ormai arriviamo alle 8 meno un quarto. Arrivate... Praticamente arrivare assieme alle squadre. Insieme alle giocatrici, ho capito. E un'altra iniziativa importante, visto che l'hai già detta, è anche quella della società di Falconara, e va sottolineata perché anche loro stanno facendo una cosa un po' diversa, cioè non fondi a livello di soldi ma a livello di materiale. Hanno fatto una raccolta di materiali di prima necessità per le popolazioni terremotate durante gara 1, la porteranno a Reggio, a Cadel Bosco, per gara 2 continueranno qua questa raccolta e poi a fine gara daranno quello che hanno raccolto appunto alle popolazioni, insomma, delle zone dell'epicentro, e quindi insomma tutti i beni di prima necessità, a partire da alimentari, vestiario, eccetera eccetera. Un'altra bella iniziativa, perché insomma anche per quelle popolazioni lì, forse in questo momento, al di là delle donazioni che sicuramente servono, c'è anche bisogno proprio dei beni di prima necessità, anche perché insomma è venuto a piovere in questi giorni, quindi a maggior ragione ulteriore difficoltà, perché non è che le persone che vivono nelle tendopoli possono andare a casa loro e prendersi il pannetto o la felpa, non possono entrarci in casa loro se ancora hanno una casa, purtroppo. Quindi insomma è un'altra iniziativa sicuramente molto molto importante. Altri flash lì vedremo poi a fine puntata. Io volevo tornare con Luca Cantagalli per chiederti: hai parlato di una squadra giovane al telefono la scorsa settimana quando sei intervenuto a Studio Volley. Ecco, questa tua volontà è dovuta anche, ti chiedo, ha avuto un'influenza l'esperienza che hai avuto come allenatore, vice allenatore della Nazionale Juniores nel sviluppare questa idea di pallavolo, comunque di voler costruire con i giovani? Ma diciamo innanzitutto che è un po' più semplice lavorare con i giovani, molte volte sono più motivati, però principalmente la scelta è dovuta al fatto che comunque i giovani, soprattutto quelli che interessano a noi, costano un po' meno ovviamente dei più vecchi, o comunque di qualche big che comunque dovremmo per forza prendere, o degli stranieri. Quindi per far un po' quadrare il cerchio, certe scelte ovviamente vanno fatte anche da un punto di vista del budget. Ci sono alcuni giovani secondo me molto interessanti, molto promettenti, su cui si può lavorare magari anche più di un anno, e quindi stiamo valutando questa ipotesi di fare una squadra, ovviamente cercando l'equilibrio, ma comunque con molti giovani. Ecco, mi viene spontaneo chiederti, anche se so che è presto per parlare di nomi, a proposito di giovani ce n'è uno di proprietà che è Alessandro Tondo, quindi insomma posso immaginare che ci siano nei progetti comunque un suo inserimento nell'organico. Sì, sicuramente c'è, il suo nome c'è nell'elenco e probabilmente rimarrà, perché comunque è di proprietà della società, è un bene assolutamente da salvaguardare, e lo faremo, quindi la politica rimane quella. Sicuramente è stata usare anche quelli giovani di casa. Una delle più liete sorprese, insomma, della stagione che abbiamo appena passato. Fabio, leggici qualche messaggio
Sì, qua siamo in bocca al lupo per la nuova avventura al mister Cantagalli, insomma, solo questo rivolto appunto a questa argomentazione. No, parlava di giovani e in precedenza anche di centimetri. Tanto ci stiamo guardando ovviamente qualche immagine della stagione. Tra l'altro, Club Italia. Guarda caso, mi viene in mente i signori Mazzone e Valsecchi e gli chiedo, se mi porti uno tra Mazzone e Valsecchi io sono contento. Beh, sarei contento anch'io, sono due giocatori che tutte le squadre ovviamente vogliono avere, perché sono due giocatori molto, molto interessanti, in prospettiva ovviamente hanno, secondo me, in Mazzone soprattutto un grande futuro. Ricordiamo, Mazzone classe 90, 2,7 m, giocatore molto interessante, è ancora un po' acerbino fisicamente, comunque un ragazzo che si farà grandi prospettive, la società che è Cuneo lo vuole lasciare in A2 a giocare e fare esperienza, quindi ovviamente come noi altre squadre ci sono sopra, poi vediamo alla fine quale sarà la sua scelta, ma ovviamente è uno di quei giocatori che ho richiesto. Non era difficile, però ci abbiamo preso. Sì, insomma, sicuramente. Tra l'altro abbiamo avuto anche il piacere di vederlo più volte, perché tra la serie di play-out e le due partite di campionato ha fatto molto male. Mi ricordo soprattutto al Palabigi la prima partita d'andata tra Club Italia e Di Lesse, vinse 3-0 il Club Italia, i due centrali, Mazzone e Valsecchi, fecero davvero in diretta anche su Sport Italia, se non vado errato, una gran partita. Quello che volevo chiedere a Luca Cantagalli è perché un giocatore giovane, domanda scontata, perché un giocatore giovane cosa può trovare a Reggio Emilia di più vantaggioso per la sua carriera rispetto magari in qualche altra società? Ma di vantaggioso a livello professionale, intendo a livello professionale. Ma no, credo che comunque a parità di categoria una squadra vale l'altra, nel senso che deve fare le sue valutazioni e poi deciderà. È ovvio che se ha la possibilità di andare in una squadra che punta direttamente al vertice di una classifica è un'altra scelta. Se viene a Cavriago ovviamente deve guardare probabilmente altre cose, anche se non è che ci siamo preclusi nessun obiettivo, però ovviamente l'idea è quella di fare un campionato tranquillo. Però noi, sì, almeno la mia filosofia è andare in campo a vincere tutte le partite, non è che scelgo quale vincere e quale no, io voglio vincere tutte le partite. E poi è chiaro, se riesci a prendere un giocatore che ti costa meno ma è forte, riesci a risparmiare qualche soldo per prendere magari uno stadiero più forte, anche la possibilità del nostro risultato finale, cioè di salire la classifica e quindi avere obiettivi più alti, potrebbe essere fattibile. Per ora stiamo con un profilo basso, ma senza precluderci nessun tipo basso di risultati. Sì, basso ma non modesto. Il vantaggio è che comunque questa ha dimostrato negli anni di essere una società seria, dove non ha mai lasciato o fatto buchi a nessuno, quindi ha pagato tutti, e già questo oggi è una discreta garanzia. E poi perché comunque c'è l'idea di voler valorizzare i giovani, farli giocare, fargli fare esperienza in un ambito, insomma, in una bella città, siamo vicini alla capitale bene, della pallavolo, che è Modena, lo rimarrà per sempre, quindi in una zona molto, molto bella, possibilmente anche allenati da un allenatore di una certa esperienza, non beh, come allenatore, nome, ma comunque lo possiamo dire noi, questo magari non puoi la dire, pallavolo, un nome, non ha un pedigree da allenatore ovviamente lunghissimo, ma la pallavolo penso di conoscerla molto bene, poi dopo ognuno fa le sue valutazioni. Ecco, tra l'altro mi è venuto in mente, mentre vedevo le immagini, ho visto Alberto Bigarelli di sfuggita, gli faccio gli auguri perché oggi è il suo compleanno, visto che già ci siamo e sappiamo che ci segue spesso e volentieri. Tornando al discorso stranieri che hai iniziato, ecco, volevo chiederti un'altra cosa. Quest'anno si è scelto di puntare su un palleggiatore straniero, cioè di spendere uno dei visti stranieri sul ruolo del palleggiatore. In tanti... E l'altro sul centrale inizialmente, poi è successo quel che è successo. In tanti hanno contestato questa scelta non tanto per il valore di Orduna in sé, che è sicuramente un buon palleggiatore, ma come dire che per la tipologia di giocatore che serve per fare salto di qualità, quello che lo straniero dovrebbe essere, prendere un palleggiatore è tra virgolette un po' sprecato, nel senso che o prendi un giocatore veramente di categoria superiore
che possa far salire di livello tutta la squadra, o se no bisogna puntare su altri ruoli. Tu come la pensi a proposito? Se ne è parlato tanto nell'anno giallo-nero. Ti dico ciò che penso e non vuole essere assolutamente una critica. Io non lo prenderei mai un palleggiatore straniero, perché ti preclude tante cose, la possibilità anche di fare una squadra di un certo livello, come hai detto te giustamente, a meno che non faccia veramente la differenza. Però avendo solo due stranieri, ovviamente se lo devi giocare o sull'opposto o su uno schiacciatore, o se hai un opposto italiano forte su due schiacciatori. Questa è la mia opinione, perché non, altrimenti rischi di non riuscire a fare una squadra forte. Ecco Fabio, un po' so che tu tra l'altro sei uno di quelli che è assolutamente d'accordo la con la filosofia dei due esterni. Sì, la filosofia dei due esterni, se non addirittura dell'opposto italiano e le due bande complete, cioè che sappiano fare un po' tutto, insomma, siano giocatori completi, non magari che spicchino. Si parla di stranieri senza togliere che comunque ci sono giocatori secondo me di buon livello anche italiani, non è detto che comunque la scelta deve essere sullo straniero. Però ovviamente prendendo un palleggiatore ti precludi comunque l'equilibrio di una squadra notevolmente. Un po' modello Perugia, ad esempio, mi viene in mente, che ha vinto l'ultimo campionato con Nicola Daldello, che veniva dalla B1 come palleggiatore, qua nel Reggiano lo conosciamo bene, e due stranieri in banda e un opposto italiano di tamburo. Qualità affidabile. Allora, sì, credo che le scelte principali devono essere fatte soprattutto per gli stranieri o comunque sui giocatori più forti tra l'opposto e i due schiacciatori, a meno che non ci sia, ripeto, la possibilità di prendere uno schiacciatore italiano di altissimo livello o un opposto italiano. Assolutamente. Ho un'altra curiosità che mi è venuta in mente mentre ne parlavamo. A livello di staff tecnico, tu sai già chi ti seguirà come vice allenatore oppure come scoutman? Hai già un'idea? Oppure... No, ne stiamo parlando questi giorni, ci sono già un paio di contatti, un paio di risposte che aspetto a breve. Adesso non ti posso dire, ecco, chiaramente. No, però da quanti membri dovrà essere composto il tuo staff? No, ci sarà la figura dello scout naturalmente che stiamo cercando, il secondo allenatore, che potrebbe essere anche un secondo allenatore che può eventualmente fare anche la preparazione fisica, oppure se non c'è un preparatore fisico ovviamente va cercato. Beh, insomma, comunque Fabio, mi sembra che le idee siano chiare, anche se ovviamente non ci si può ancora sbilanciare. Io invece so che tu ti puoi sbilanciare e ti chiedo, si è parlato di fusione, si è parlato quindi di fusione tra Correggio e Cavriago. Questa scelta comunque di puntare su un organico giovane, di puntare comunque su una ristrutturazione dell'organico, mi viene da pensare... potrà escludere magari la presenza in rosa di alcuni di quei giocatori che hanno fatto la promozione con Correggio, visto che sono tutti italiani sì, ma ad un livello di età e di esperienza abbastanza avanti. Insomma. Più che altro c'è la problematica, e qui coinvolgiamo nuovamente Luca, del discorso semiprofessionismo meno, perché lo sappiamo benissimo, a Correggio anche quest'anno erano tutti semiprofessionisti, eccezione fatta per Nicola Romani, che lo sappiamo bene, è tornato a casa vicino alla sua Veronica, e quindi c'è questa problematica del lavoro comunque, che è la prima scelta per tutti questi ragazzi. Parliamo dei Bassi, dei Lancellotti, dei Raimondi, degli Astolfi, eccetera eccetera. Quindi chiedo direttamente a Luca qual è la linea della società. Beh, anche da questo punto di vista la linea è che ne abbiamo parlato, ovviamente ci sono, come nel caso di Astolfi, giocatori molto interessanti che mi farebbe anche piacere avere in squadra, ma il discorso del lavoro purtroppo è troppo complicato. Cioè, non può un palleggiatore, soprattutto, parlo di lui perché abbiamo fatto questo esempio, non può mancare la mattina, non posso pensare che non faccia la preparazione fisica, che manchi a un allenamento importante. Spieghiamolo per i pochi che non lo sapessero, si parla almeno di quasi ogni mattina praticamente in Serie 2, perché è tutta un'altra cosa. Nella mia idea credo che almeno tre mattine siano occupate, vabbè, due c'è il discorso fisico, una tecnica se non due, quindi vediamo a seconda dei momenti, ma c'è da lavorare. Più gli allenamenti, che sono più al pomeriggio che alla sera, perché l'anno scorso è sempre state 16:30-19 l'orario di allenamento. Sì, quello è un po', vabbè, dal mio punto di vista è un po' pochino, quindi anche gli orari aumenteranno un po', e comunque quasi tutte le mattine saranno impegnate, soprattutto all'inizio, poi dopo vedremo, stare facendo un po'
da quello che dovremo fare, dalle esigenze che avremo, dalla classifica, da tante cose, insomma. E comunque sarà professionismo a livello assoluto, questo l'abbiamo assolutamente capito. Cara Giulia Montanari, non è che voi alla Crovelli in più non facciate molto meno, perché insomma so che anche tante mattine comunque siete impegnate con la sala pesi, quindi anche qua c'è già un'impostazione. Sì, diciamo che fin dall'inizio è stata impostata così la cosa, poi ci sono due mattine in cui si fanno i pesi, ci sono state certe settimane in cui si faceva anche della tecnica, però comunque sì, da noi ci si divide tra chi fa questo di mestiere e chi naturalmente ha anche altro oltre a questo, quindi... semiprofessionismo anche da parte nostra, se non professionismo puro per alcune. Beh, sicuramente Fabio, questo ci fa capire che se Crovelli Volley dovesse andare in Serie A non cambierebbe molto nella struttura societaria, nel senso che l'impostazione c'è già, ecco, poi... Sì, e questo è sicuramente... O comunque se gli venisse chiesto anche di fare la Serie A anche se non dovesse essere promossa sul campo, insomma, perché la possibilità c'è. Assolutamente, considerato il solito discorso, crisi enorme, sì, però Patron Crovelli in Serie A ci vuole andare sul campo, quindi leviamoci di mezzo Falconara. E poi... È più bello anche Giulio, no? Beh, sicuramente, guadagnarsela è tutta un'altra cosa. Ecco, cara Giulia Montanari, ti sei rotta il crociato, ti sei operata a gennaio, come procede il tuo recupero fisico? Procede abbastanza bene, sono nella norma, nel senso che ho superato il quarto mese e adesso sto ricominciando piano piano a vedere il campo un po' da lontano. Però sì, sto ricominciando. Riesci già a fare qualcosa in... No, ancora un po' presto. No, sì, corsetta, tutte quelle cose lì. Comunque ho ricominciato già da un bel po' a farle. È logico che adesso c'è lo step di tornare dentro il campo, che è quello un pochino più ostico da superare. Però sto lavorando tutta l'estate davanti e spero che ad agosto, facendo i dovuti scongiuri, di essere a posto. Allora, andiamoci a vedere, visto che siamo tornati in argomento Crovelli, la grafica con l'appuntamento da Crovelli per... riepilogarvi quello che sarà gara 2 e gara 3. Allora, domani sera, ore 21, Palasportica del Bosco. Se volete sedervi, veramente, magari non un'ora, un quarto prima, ma almeno mezz'oretta, 40 minuti prima, dovete venirci al Palasportica del Bosco, che sarà pieno in ordine di posto, seduto e in piedi, perché ci saranno almeno tante persone in piedi con altre sedute. E poi per tutti coloro che non si possono vedere la partita perché non faranno in tempo ad arrivare, o che se la vogliono rivedere, Tele Tricolore giovedì ore 23 e TV Sport giovedì ore 21, il canale 292 del Digitale Terrestre, l'altro canale, quello dedicato interamente allo sport, che offre il pacchetto di ETV. Invece per gara 3, in caso eventuale di vittoria Crovelli, e il nostro Fabio Moncemi, che delle scaramanzie se ne frega, ci ha già detto che sarà gara 3 assolutamente, 21:15, quindi si gioca un quarto d'ora dopo, in quel di Falconara, state con i TG Sport di Tele Tricolore, perché davvero in caso di vittoria potrebbe scapparci una diretta che è dopo anche quella di Carpi, storica esattamente. Già è storico il fatto che riprenderemo appunto in maniera integrale una partita pari Cali del Bosco, perché avevamo tanti dubbi anche sulla struttura, perché credeteci, non è semplice. Adesso possiamo anche andare a vedere le immagini, se Mirko appunto ce le fa vedere, del sopralluogo che abbiamo fatto sabato mattina per verificare appunto l'idoneità della struttura, che non è semplice. Il nostro Gianni Draghi, regista di Tele Tricolore, appunto, che ha verificato, diciamo che la disponibilità di Patron Crovelli è stata enorme, ovviamente era ovviamente felicissimo di questa cosa, perché è un evento storico. Lui sognava che domani sera fosse già la partita della promozione in casa, in diretta televisiva, sarebbe stato chiaramente il massimo, ma va bene anche così. Appunto, queste sono le immagini del sopralluogo, ci sarà appunto un rialzo per filmare direttamente dalla tribuna con la prima telecamera, ci saranno due telecamere a disposizione, replay e grafiche varie, come era stato fatto per Correggio Carpi, quindi davvero abbiamo fatto un grandissimo sforzo per regalarvi un grande spettacolo. È una scelta quella di farli in differita, per intanto permettere a tutto il pubblico di essere a pari Cali del Bosco, essere dal vivo a vivere l'evento, e poi perché non si tratterebbe comunque di una gara decisiva per la Crovelli, per lanciare eventualmente la grande diretta di sabato. E poi tocca a voi, cara Giulia, portarci tutti a Falconara sabato. Io sono già pronto con il mio grido alla Caressa Bergomi, andiamo a Falconara come loro dicevano andiamo a Berlino, quindi non voglio togliermelo. No, sì, bisogna pensare proprio domani.
bisogna vincere, per cui prima di pensare a sabato bisogna pensare a domani, poi se sarà penseremo a sabato e tutto, ecco. Però al di là del risultato, hai visto nelle facce delle tue compagne degli occhi diversi rispetto a quelle di sabato, nel senso credi che sarà la vera Crovelli quella che vedremo domani, sì, indipendentemente dai risultati? Sì, assolutamente, questo posso metterci veramente la mano sul fuoco, perché oltre a giocare dopo una partita del genere, che comunque hai necessità di riscatto, ma soprattutto anche perché non si può finire una stagione del genere in questo modo, proprio detto come va, domani giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, sarà un palazzetto pieno che comunque è un ottavo giocatore, sicuramente domani faremo sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto sabato. Poi non mi voglio sbilanciare perché io sono scaramantica, non come Fabio, quindi come tutti i giocatori, insomma, dai, non voglio dire niente assolutamente. Però allora, qualche flash vario dalla serie A2, dalla B1, visto che siamo in chiusura, poi chiuderemo con un paio altre di domande al nostro Cantagalli. A Tripalda e Santa Croce si sono scambiati i titoli, a Tripalda è retrocesso, Santa Croce aveva detto chiudo con la pallavolo, in realtà insomma era un il giorno dopo punto. È arrivato il comunicato, esatto, congiunto a Tripalda da Santa Croce, ma sappiamo che purtroppo funziona così nel mondo della pallavolo, perché è permesso comunque questo scambio di titoli, è abbastanza semplice, abbastanza facile. In definitiva facile. Santa Croce in B1, Tripalda torna in Serie A. Esatto. Il nostro ex Nikolaj Ucikov, ex giocatore reduce da una grande stagione in quella di Molfetta, è tornato alla sua società d'origine, che è Trento, e farà il secondo posto l'anno prossimo, e insomma Era ora, perché lo meritava più di chiunque altro dopo queste straordinarie stagioni di giocare Champions e quant'altro a Trento. Forse Luca insieme a Milošev, i due opposti sicuramente più forti della Serie 2 che si è appena conclusa. Non a caso sono arrivati anche in finale. Sì, indubbiamente, soprattutto per doti e qualità fisiche, assolutamente sì. In A1 non è la stessa cosa, perché troverà dei suoi pari livello che lo aspetteranno. Chiaro che insomma è una grande opportunità, se l'è meritata, perché comunque in questi anni ha fatto molto bene, e potrebbe essere insomma la sua annata che lo può alzare di livello e consacrare come insomma giocatore di altissimo livello. Insomma, d'altro del Trento che l'aveva preso in proprietà, è di fatto 3 anni che lavora per questo, per portarlo in prima squadra. B1 sarà Carpi Bassano, la finale non si giocherà però a Carpi per via del terremoto. Carpi è andata a vincere la bella a Cesenatico, giocando appunto il campionato di Cesenatico, ed è lì che giocherà anche la finale promozione. Sì, in pratica gioca in trasferta, una vicenda quasi incredibile, nel senso che la vicenda del terremoto ha portato appunto all'inagibilità del Palaferrari di Carpi. Era stata fatta la scelta di andare a giocare a Palavigi Reggio Emilia, l'abbiamo detto qui martedì scorso, era praticamente certo, poi ci è stato detto che praticamente un po' soprattutto per la paura dei giocatori di giocare comunque in una città vicina al sisma, si è detto cercare di andare a giocare un po' più in là, si è andati fino in Romagna, addirittura a Cesenatico, venerdì allenamento a Ravenna, sabato a Cesenatico, insomma un mini ritiro per Carpi, che ha vinto 3-2 la bella contro Ortona, mentre mercoledì Bassano aveva eliminato Brolo 3-0, 21 punti di Simone Meneguzzo, lo ricordiamo sempre, a Scorreggio, fantastico. E allora finale Carpi-Bassano, col fattore campo a favore di Carpi, molto tra virgolette, perché appunto domani sera comincia la serie di nuovo a Cesenatico con gara 1, domenica c'è gara 2 a Bassano, l'eventuale bella, punto di domanda grosso come una casa, perché non sappiamo ancora se dov'è. Se si farà Carpi o Cesenatico, chissà dove. Dove potrà essere. Quindi c'era già l'idea di andare a Carpi, a tifare per Meneguzzo, di certo non per Carpi, noi storici correggete, eccetera. A questo punto credo sarà difficile, perché di andare fino a Cesenatico. Però a parte che domani si fa fatica andare a Cesenatico. Una gran bella finale, assolutamente una gran bella finale è quella che si prospetta. È tornata in B2 maschile anche la polisportiva Villadoro dopo un anno di purgatorio in Serie C, e quindi ci fa piacere anche se nel modenese accoglierla, perché ha tanti giocatori che sono passati nel Reggiano, nel Correggese, anche da lassù sicuramente Prof. Astolfi è contento di vedere una delle sue squadre, dei suoi ragazzi. Hai fatto bene a dirlo, perché credo che abbia sorriso per la promozione della Villadoro, che è davvero splendida, perché è un gruppo che lui ha
costruito gran parte di questi ragazzi e ragazzi che fanno della vera passione per la pallavolo. Sì, anche perché è una società che si basa davvero sulla passione, non di sicuro sui soldi, sugli stipendi, quella dei Villadoro. Esatto. Ed è da lì che ha costruito i suoi successi. Chiudo dicendo che Calerno femminile è stata promossa dalla Serie D alla Serie C, insomma un'altra bella notizia. Anche perché ci gioca l'amorosa di Davide Basso e la grande Tamara che saluta, quindi a maggior ragione era giusto dirlo. Buoncemi amici dappertutto, questo lo sappiamo. Caro Luca Cantagalli, tu come chiameresti la nuova società che stai allenando, che alleni, visto che alleni una squadra che non ha ancora nome? Ma guarda, non lo so, sinceramente non ci ho pensato. È chiaro che deve essere qualcosa di assolutamente reggiano, visto che si deve cambiare nome, quindi qualcosa che ricordi Reggio, che sia Reggio Tricolore, sia Pallavolo Reggio, che sia comunque quello che vogliamo. Pallavolo Reggio non lasciamo stare perché Giulia non è molto d'accordo. Per me, sinceramente, per me è indifferente, quindi mi va bene tutto. E invece l'ultima cosa, tu avevi avuto anche una carriera dopo il ritiro ancora in campo, soprattutto con il beach volley, ma anche con la nazionale over 40, se ricordo bene. Sì. Proseguirà questa carriera oppure insomma immagino che... Ma per quanto riguarda l'over 40, in questo momento ho fatto un salto di categoria, gioco con gli over 50, perché loro continuano a giocare. E riescono a trovarsi, a organizzare. Tra l'altro so che c'è una partita sabato a Parma. E con gli over 40 purtroppo ci siamo un po' persi di vista, non riusciamo più a trovarci, perché se non ti alleni un pochino rischi di fare figuracce, anche di farti male. E con il beach volley sto continuando perché è uno sport secondo me molto bello, che mi permette di giocare e tenermi in forma, perché comunque non è traumatico, perché la sabbia aiuta le mie povere ginocchia a non farsi male, i colpi non sono forti, quindi si può giocare a qualsiasi età. I colpi degli altri non sono forti, perché il tuo bazooka No, anche i miei, cioè, diciamo che si può far punta anche tirando piano, ecco, mettiamola così. È vero che il beach volley è un'attività consigliata, diciamo così, a tutti gli atleti che praticano pallavolo a tutti i livelli, perché migliora notevolmente la tecnica, visto che se anche sei un grande atleta, sulla sabbia fai più fatica comunque. Beh, dal punto di vista fisico assolutamente, dal punto di vista tecnico c'è il grande vantaggio che comunque sia in due, quindi la palla per forza la devi toccare, almeno una volta la tocchi, e quindi quello comunque comporta il fatto di fare tante ripetizioni, che sono alzata, bagger, che sono comunque pallavolo, alla fine è sempre pallavolo, è uno sport completamente diverso, ci sono colpi diversi, comunque per tenersi in forma, io lo consiglio soprattutto ai giovani, quelli che si fermano durante l'estate per non stare fermi 3 mesi, che poi ricominciare è durissima, il beach volley è perfetto, è uno sport veramente bello. Cara Giulia Montanari, magari quest'estate non lo potrai fare, però mi hanno detto che sei una grande giocatrice di beach volley, è vero? Una giocatrice di beach volley? No, mi piace moltissimo, soprattutto perché la difesa, buttarsi di qua e di là, quest'estate... Poi insomma tu hai giocato anche un po' da banda, bene o male, nella tua carriera, per forza di cose, quindi qualcosina hai dovuto fare anche in attacco. Un pochino ci provo, comunque sì, quest'estate non so se ce la farò, spero almeno per recuperare un pochino e poi vedremo. Perfetto, siamo davvero giunti in chiusura di questa puntata di Studio Volley. Un in bocca al lupo enorme a Luca Cantagalli per il suo lavoro da allenatore. Grazie per essere stato ospite così subito alla tua prima settimana ufficiale. Poi insomma siamo curiosi di avere notizie su quello che combinerete a breve. Sicuramente, grazie mille, grazie e a Giulia Montanari e ovviamente l'in bocca al lupo ancora più grande a lei, alla sua Crovelli per la partita di domani sera e speriamo anche di sabato. Lo ricordo per l'ultima volta perché insomma è una notizia a cui teniamo molto, giovedì potrete rivedere in differita la partita tra Crovelli, Cadelbosco e Falconara, gara 2 di finale playoff di Serie B1 alle ore 23 su Teletricolore o alle ore 21 sul canale ETV Sport. Fabio, grazie. Ci vediamo domani. Esatto, ci vediamo domani a Cadelbosco e ci vediamo martedì prossimo per quella che sarà l'ultima puntata di Studio Volley, perché insomma bene o male il campionato della Crovelli finirà e noi tireremo un po' le somme di quella che è stata l'annata reggiana, che comunque vi possiamo già dire adesso è stata sicuramente un'annata positiva per quello che hanno fatto le squadre reggiane, anche che insomma la Serie 2 l'abbiamo persa solo per un paio di giorni, cioè, poi praticamente ho avuto la certezza di riaverla, anzi in realtà l'abbiamo sempre avuta perché col Reggio che è stata promossa. Comunque grazie a tutti, la linea può andare a Mirko Zucchi in regia per la sigla di chiusura, l'appuntamento è per martedì prossimo.